Una manifestazione all'Aquila dinanzi all'emiciclo organizzata da Coldiretti e con moltissimi allevatori presenti per richiamare l'attenzione verso il problema dell'assalto di cinghiali a campagna e città. L'allarme per l'invasione di cinghiali non è mai stato così alto e con l'emergenza Covid si sono spinti, secondo gli allevatori, sempre più vicini all'abitato e non è più un problema di convivenza per la Coldiretti. Non c'è una regolamentazione. Per questo hanno consegnato alla Regione una bozza di delibera con 4 proposte. Quella di cacciare tutto l'anno. È inutile relegare la caccia a qualche mese durante l'anno. Permettere agli agricoltori di cacciare, chiaramente quelli che hanno il permesso, oppure farsi aiutare dai cacciatori, anche sportivi. Poter utilizzare le carcasse nelle filiere, negli agriturismi, nei nostri agriturismi, nei nostri punti vendita. E cosa fondamentale è quella di permettere la caccia anche nelle aree protette e nei parchi della nostra regione. Noi abbiamo il 37% della nostra regione coperta da questi parchi e lì, se non riusciamo a cacciare in quelle zone, non possiamo risolvere il problema. Presente il vicepresidente della giunta regionale, assessore all'agricoltura, Emanuele Imprudente, che sostiene che la regione sta mettendo in campo tanti sforzi perché il problema è serio e reale, ma serve una modifica ad una norma nazionale. C'erano anche tanti consiglieri regionali di diverso avviso, soprattutto quelli del centrosinistra, che nei giorni scorsi hanno presentato una proposta di legge. Se qualcuno oggi, non mi rivolgo a Coldiretti, con cui stiamo collaborando costantemente, sa perfettamente che come regione abbiamo attivato tutte le iniziative possibili. Se qualcuno vuole strumentare politicamente questa iniziativa, lo faccia pure, ma credo che siamo nelle condizioni di oggi perché negli anni passati qualcuno non l'ha trattata con serietà. Il problema vero è la modifica di una norma nazionale che non consente azioni incisive che possono essere, diciamo così, elementi di azioni importanti per poter estirpare quello che ormai è diventato un danno. Gli animali selvatici distruggono produzioni alimentari, sterminano raccolti, assediano campi, causano incidenti stradali con morti e feriti e si spingono fino nei centri urbani dove razzolano tra rifiuti con pericoli per la salute e la sicurezza delle persone. Questa è la denuncia degli allevatori presenti, che si sono ritrovati sostenuti anche da moltissimi sindaci del territorio con le fasce tricolori. Sono troppi animali che viaggiano nelle nostre campagne e distruggono i nostri raccolti e di per contro abbiamo anche il problema sanitario, perché specie negli allevamenti di maiali abbiamo questa fauna selvatica, diciamo, questi cinghiali maggiormente, che portano anche malattie tipo la trichinella, ma ancora di più il problema della peste suina africana,